Roma Bayer Leverkusen eh, sto questi giorni facendo non lo so live reaction ehm, facendo altre cose che non mi fanno troppo pensare a questa partita che è fondamentale per la stagione della Roma è fondamentale anche per i, per i due anni di percorso con Mourinho in panchina è fondamentale per tutti i tifosi da Roma che, che hanno sostenuto questa squadra sempre in casa, in trasferta, e, e hanno dato il loro amore, e non è giusto finire con un campionato così brutto. Ci abbiamo questa opportunità di azzerare tutto perché, se la Roma vincesse l'Europa League, veramente stiamo a, a parlare di una stagione strepitosa, fantastica, una delle meglio stagioni. Della storia della Roma, viceversa, parliamo di una stagione sicuramente mediocre. Domani eh, giochiamo contro la squadra, secondo me, a, a, alla portata della Roma, soprattutto se aveva tutti i titolari. Era proprio alla portata per me, vi dico la verità. Con le assenze che abbiamo, è una partita equilibrata. È una partita equilibrata. E loro in difesa ballano parecchio, ma ricordiamo che anche la Roma, senza Smoling, balla parecchio perché la Roma con Smoling era una, una difesa, senza Smoling è un'altra. E prendiamo sempre gol perché credo che ogni partita che non ha giocato Smoling dopo, compreso il Fejanord che è uscito, la Roma ha sempre preso gol e. Ma la Roma rimane più esperta, al pubblico da, dalla sua parte domani, una squadra più fisica. No, secondo me, la Roma più che mai dovrà sfruttare i, i calci d'angolo, i calci di punizione. E deve stare attenta a non sbilanciarsi al, ai ribaltamenti di fronte. Perché il Bayer Leverkusen quando riparte. So, quando ripartono, che rubano il pallone. Loro non è una squadra che giocano altissima, ma è una squadra che, se prendono il pallone e ripartono, hanno giocatori velocissimi e i nostri non sono velocissimi. Anche Spinazzola che quello un po' più è, ma non è lo Spinazzola di qualche anno fa. Credo che è uno Spinazzola un pochino diverso. E possiamo soffrire queste ripartenze, questa velocità loro Questa anche essere una squadra più, più giovane, più frizzante dobbiamo, dobbiamo stare attenti, essere esperti Io so, sono convinto che Mourinho su queste partite non gli sfugge nulla Sicuramente la saprà preparare bene Saprà incartarla a Sciabbi Alonso proprio eh, perché lui è un allenatore speculare. Perciò, queste partite qua sono fatton parte di sé che gli vengono molto bene perché è un allenatore che lavora tanto sui difetti delle altre squadre e anche sui pregi delle altre squadre. Però domani mi aspetto una prova d'orgoglio da parte di tutti i giocatori. Perché poi sono loro che vanno in campo. Spero che Abram Prima, magari, che vada via perché l'aria è quella di una prova di forza di un giocatore che comunque delle potenzialità ce l'ha. Che Pellegrini dimostri eh, che è un campionato, eh, che è un capitano che può eh, stare nella Roma a, a certi livelli, che Belotti, Belotti, sono sicuro che l'impegno ce lo metterà se giocherà lui. Di Bala il campione che è, tutti quanti devono dare tutti un qualcosa in più proprio per questa assenza. Speriamo bene ragazzi, speriamo bene, dobbiamo essere fiduciosi. Rispetto per tutti, paura di nessuno sicuramente. Dobbiamo essere intelligenti e capire che la qualificazione non finisce domani. Domani è il primo tempo e poi ci sarà il secondo tempo come ha detto Mourinho? perché Mourinho oggi l'ha rimarcata questa cosa in conferenza stampa primo tempo, secondo tempo Perciò cioè domani c'è il primo tempo e il secondo tempo magari hai Smalling magari hai Di balanforma, in forma magari hai Wijnaldum in forma ecco perché domani anche se siamo in casa non dobbiamo fare una partita a... a strafare Non dobbiamo fare una partita all'arrembaggio Dobbiamo fare la partita nostra Attenta, accorta Perché si può pure vince 1-0 Si può pure pareggiare È vero che ritorno già fuori casa Ma non è uno stadio caldissimo Ma non si deve Straperdere in casa Magari perdere De Ducon casa e allora magari se tu provi perché sei fomentato al pubblico andare troppo in avanti così, domani loro, loro nelle ripartenze rischiano di farti male. Io sono a Roma da 70, concentrata a sapere leggere la partita, i momenti della partita, ma io sono sicuro perché c'è Murigno in panchina e perché ci sono giocatori di una, certa, di una certa esperienza. Uno su tutti che può essere fondamentale anche per la zona del campo è Matic. Matic è giocatore può dare tranquillità ed esperienza proprio a, alla Roma in tutta la partita ok ragazzi monologo terminato semplicemente forza 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 la Roma dai yeah.